Tangente, dal latino tango, tangis, tetigi, tactum, tangere, toccare. Nell'ambito della geometria e della matematica, il termine latino indica quella retta che tocca, in un punto, la circonferenza. In geometria, costituisce la funzione trigonometrica di un angolo acuto di un triangolo rettangolo, pari al rapporto tra il seno ed il coseno. Nell'ambito politico assume il significato invece della quota che tocca, che spetta, a qualcuno. La parola è stata inserita stabilmente nel lessico politico durante la Prima Repubblica, indicando il prezzo pagato da qualcuno, solitamente un imprenditore, per la corruzione di pubblici ufficiali e uomini politici, i quali, appunto, grazie alla parte che reclamano, consentono che l'affare possa essere effettuato. La tangente si offre per corruzione e si pretende per concussione, tanto che l'obiettivo dell'imprenditore sia legale quanto che sia invece illegale. Tanto che il politico o il pubblico ufficiale, il quale percepisce la tangente, lo faccia per sé o per finanziare un partito o una sua corrente. In tutti questi casi, in tutte queste forme, la tangente costituisce una quantità di denaro, denominata altresì mazzetta o bustarella, destinata illegalmente alla politica. Benché nata dal discredito in cui il sistema tangentizio gettò i partiti della Prima Repubblica, anche la Seconda Repubblica conosce, con sempre maggiore frequenza, il fenomeno delle tangenti, che, ciclicamente, vengono portate alla luce dalle procure e fanno parlare i media di nuova tangentopoli. Pur essendo mutato il sistema e la forma dei partiti, permangono tuttavia il clima di illegalità e il nesso perverso fra politica ed economia, e ciò fa sì che il fenomeno delle tangenti assuma ancora oggi proporzioni sistemiche e tocchi, in modi e con intensità diverse, tanto la maggioranza quanto l'opposizione, contribuendo alla complessiva delegittimazione della politica. Il terreno di coltura delle tangenti è, generalmente parlando, un deficit di legalità, di etica pubblica, di spirito civico e nello specifico una situazione politica in cui siano presenti partiti pesanti, dagli apparati numerosi, dall'organizzazione costosa, che cerchino con ogni mezzo fonti di sussistenza. In secondo luogo, si fonda su di una situazione sociale in cui l'attività economica necessita frequentemente il bisogno di riferirsi alle autorità, ad esempio per ottenere permessi, appalti, commesse, concessioni o privilegi. In questo contesto la tangente viene considerata normale e percepita come atto dovuto da entrambe le parti, come una tassa inevitabile da parte dell'imprenditore o come una conseguenza necessaria della propria posizione e del proprio ufficio da parte del politico, realizzandosi abitualmente e divenendo consueta tale da costituirsi come sistema. Il che, appunto, avvenne progressivamente durante la Prima Repubblica, tanto che nell'ottobre del 1991, già prima che scoppiasse a Milano nei primi mesi del 92 lo scandalo del Più Albergo Trivulzio, da cui nacque l'inchiesta Mani Pulite, si poté coniare il termine tangentopoli, a indicare una città, in generale un paese, di cui le tangenti sono il tratto più caratteristico e diffuso.